Ragazzi, buon pomeriggio e bentornati incredibili nel secondo episodio pazzesco di Genshin Impact. Incredibile che sto registrando subito dopo il primo. Navia con gli occhiali è qualcosa di incredibile. Comunque, vi ho spiegato nello scorso episodio, tramite quella bella introduzione, su se il mio rapporto nei confronti di Genshin Impact e soprattutto come vi voglio portare la serie. Non saranno episodi ogni settimana, saranno qualche episodio durante le patch più importanti. Ad esempio, in questa qui probabilmente vedrete solamente il video scorso. Abbiamo fatto parte dell'evento della 4.5 che io vi giuro mai potevo immaginare fosse una roba economica. Non so ancora quanto vi farò vedere di quel video, perché ho registrato quasi 50 minuti, ma 20 minuti sono io che vendo fiori, quindi probabilmente sarà un video breve, però come introduzione secondo me ci può stare. E poi uscirà questo video qui dove affronteremo l'abyss della 4.5 che non ho fatto. Non so che nemici sus ci saranno, quindi potrebbe essere una cosa simpatica. Sicuramente poi rivedremo Genshin a questo punto nella 4.6. Farò vedere magari le mie summon su Arlecchino, farò qualche video su Arlecchino perché mi piace da morire come personaggio e soprattutto spero che il suo stile di gameplay mi faccia impazzire. Mi auguro che Arlecchino, oltre ad essere bella, sia divertente da usare, e probabilmente farò anche lì un video sull'evento della 4.6. poi ovviamente quando uscirà Natalan, se il video che vi piace come vi porto Genshin Impact con sciallaggine, con divertimento, senza pretese, ragazzi, io sono arrivato allo stato zen definitivo con Genshin, giocarla a piccole dosi e vi divertirete, provare per credere. Quindi qualche episodio su Natalan, magari vediamo la storia, il boss, insomma potrebbe essere qualcosa di divertente. Sicuramente però la priorità adesso ce l'avranno Palward e Elden Ring, promesso. Questi episodi di Genshin li volevo fare in questo arco narrativo, perché questo arco narrativo è il New Beginning Arc e ci sto cercando di mettere tutte le serie nuove, le serie ribrandizzate, i primi episodi di serie che avete soltanto sentito nominare e soprattutto per i gameplay. Ovviamente non inizierà pure la serie horror, perché vi ho detto che la serie horror comincerà appena finiremo Elden Ring. Ci sarà uno slot libero e lì magari vi faremo una serie horror nuova incredibile, faremo un sondaggino rispetto al video precedente. Ho pranzato, come vedete l'evento poi me lo farò ovviamente off camera perché è veramente noioso. Io pensavo sinceramente che questo evento fosse il classico evento alla Genshin, vai lì, ammazza gente, ammazza cosa, ritorna indietro con sé, capito, no? Invece un evento economico non me l'aspettavo. Vi ho raccontato nello scorso episodio la mia esperienza nei confronti di Genshin, dell'Abyss. Ho questa piccola streak che continuo a portare avanti perché mi dà soddisfazione, godimento, però assolutamente ragazzi, se non vi divertite a fare l'Abyss non lo fate, anzi non vi ci chiudete come facevo io all'epoca. Mi sono rovinato, è stato un periodo in cui non riuscivo a fare 36 stelle sull'Abyss e mi passava la voglia di giocare a questo gioco, quindi per favore non fatelo. Quindi se vi diverte, provare un po' di difficoltà, ma proprio un pelo, perché parliamoci chiaro, Genshin non è che sia un gioco difficile, si può fare free to play. Io poi non è che ho shoppato tanto su Genshin, io gli unici personaggi che ho shoppato, ve li dico subito, sono stati 20 Zhongli e Utao, basta, il resto ho tutt'altro farmato su Monaco e la Staffoma, e queste quattro cose ho shoppato, ma non è che ho shoppato 200 euro, ho shoppato 20 euro. Questa cosa la voglio dire, alcuni Abyss effettivamente erano difficili, ma non perché ci fossero delle meccaniche incredibili e sus, no, è che ti mettono dei nemici stronzi con tanta vita. Questa è la difficoltà di Genshin. Io vi ricordo, per i veterani oppure per chi ha provato, insomma, non mi ricordo se era l'abyss finale di Sumeru o quello prima, che c'erano nel 12-3, c'era la doppio coccodrillo d'acqua con la doppia tigre d'erba. Spero di avervi fatto tornare in mente un ricordo brutto. Quello era un abyss difficile, ma non perché avevano degli moveset incredibili, poi tu puoi fare questo, no, facevano danno, tanto danno, e mi clippavano sul muro. Questa era la difficoltà. Quando la tigre ti colpiva con quell'attacco AOE che non aveva senso, il coccodrillo pure, tu non hai Hyper Armor in questo gioco, ok? Quindi se tu fai un'animazione e quello ti prende, tu loopi infinitamente. Quindi io ci sono morto 1000 volte in quell'abyss, perché io, immaginate, portavo il coccodrillo sul muro invisibile dell'abyss e lì mi clippavo nel muro, perché con un colpo il mio personaggio volava così e io rimanevo incastrato lì e loro mi purgavano, capito? Quella è la difficoltà di Genshin. Una cosa che mi piacerebbe, quando tu completi tutto l'abyss, metti che voglio divertirmi a rifare il 12-2, perché mi devo rifare il 12-1? Metti che quando lo completi puoi andare direttamente ai livelli, no? Ovviamente non mi ricordo mai nella vita che team usavo, perché è passato un po' di tempo. Che facciamo? Facciamo il team con Navia sopra senza pretesa. Intanto Navia fino all'11 ce la posso portare, poi il 12 la levo perché non è ancora pronta Navia per farlo. Ok ragazzi, ci siamo. I primi piani veramente ve li faccio vedere, così possiamo chiacchierare un pochetto. Però anzi, raccontatemi se ci sono cose sus che vi piacciono, se ci sono stati degli abyss che vi hanno magari traumatizzato, dicevano tranquillamente. Ci sono dei team sus che vi diverte usare, non ce voglio mai nella vita. Dai, mi pare che ve
raccontato che non posso usare Naida con Al-Haytham perché non ho mai trovato il pezzo sus. Raccontatemi se anche voi avete farmato per anni pezzi e il gioco vi ha detto no, non ve lo farò mai droppare. Raccontatemelo, che così non mi sento solo. Comunque, come vedete, Navia, per quanto non sia ancora buildata al massimo, il suo dovere lo fa. Recuperiamo un po' di energy. La vorrei portare su Navia a 90, però come vi raccontavo nello scorso episodio, tendo un pochino a essere arrivato a un livello che mi rompo un pochino le palle a portare sempre sui personaggi, quindi deve essere proprio qualcosa che ne vale la pena, altrimenti mi annoio, capito? Ce voglio, mai della vita. Okay. Vediamo un po' di vita. Volevo prendere un po' di vita con Cookie. Guarda, mi deve venire mal di gola adesso, eh. I will have order. Tanto ditemi che avete fatto di bello a Pasqua. L'ho ammazzata? Sì, l'ho ammazzata mentre. Vabbè. Come vedete qui. Facciamo così. Tanto raccontatemi se vi fa quali sono i vostri personaggi preferiti da usare. Quali sono i team che usate di più? Con tutta la tranquillità del mondo. Che è successo? Cioè sono morti talmente velocemente che ho premuto cerchio senza neanche accorgermi. Vabbè. Bene, piano 2. Bene, andiamo. E poi non so neanche come sarà il piano 12. Che nemici incredibili ci avranno messo, eh? Non so niente io. Ok, sono 173.000. Ah, perché c'ha lo scudo. Questo è un team molto buono per Navia, col doppio Pyro e il doppio Gio. Diciamo, è però tra i team che ho visto usare di più. Non la uso la ulti Rider, non mi va. Ok, questi si avvicinavano, erano abbastanza stupidi. Diciamo, non peccano di furbizia. Sta andato molto bene. Mi dispiace, preso 3-3. Facciamo così. Meno 1. Mi diverto tantissimo. Navia come stierica in premio mi diverte veramente tanto. Recuperiamo un po' di energia lì. Dai, che era uscito. 130.000. Mi ricorda un po' Bloodborne quando usavo l'archibugio sulle belve. Ok. Mi sa che non ho premuto la ulti di Yelan, però. Vabbè. Perfetto. Vediamo se riusciamo a fare una cosa figa. Peccato, volevo colpire tutte e tre, vabbè, fai. Da poco che non li sentivo in inglese, mi vado a sentire in giapponese. 11, qui chi ci stava? Ah, attenzione, è vero, l'11 pure cambia. Hanno rimesso le Consecrate Beast. Questi sono quelli che vi nominavo prima dell'Abyss di Sumeru. Il male. E poi sopra stanno i tizi d'acqua. Vabbè, dai. Mammi, non ci sta il coso da difendere. Capirai, io già mi stavo a fare tutti i pensieri perché pensavo fosse tipo il classico piano che gli piace tanto mettere che devi difendere da tutti i nemici che arrivano. Cioè invece è proprio sciallissimo. Proprio non c'è problema, ragazzi. Proprio senza problemi. Mi piace che questo è proprio fatto per farti usare Gio. Giustamente c'è Kiori, ha senso. Ma guarda che carini! Da poco non li vedevo questi. Dai, che roba mesmo. Pensa che verso un punto per farlo di voi. C'è il problema. Facciamo piazza pulita facile.
grande Naida. Ripeto, per essere una Naida che non è minimamente performante, ragazzi, sono delle Naida che ho visto con delle build assurde, veramente. Rispetto alla mia. La mia Naida troppo bene va, ragazzi. Ma più che altro, quelle che vedi bene sono fortunati che trovano a culo pezzi assurdi. 235.000 era quello, ok? 235.000. 219.000, va bene, Naida. Tutto a posto. Volevo usare pure la ulti. Ricarichiamo un pochino, eh. Questo 11 è ancora più facile dell'11 dell'altra volta. Eccole qua, le nostre amatissime. Mamma mia, quanto mi sei mancata. Quanto mi sei mancata, bestiaccia. No, questa è più facile. Il problema è la tigra. La tigra e il coccodrillo erano qualcosa di veramente una rottura di palle, ragazzi. Mostruosa. Carichiamo un pochino. No, vabbè. Allora, io mi metterei da questo qui. Aspetta, 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 fallo girare. Allora, metterei attorno a questo. E appena... ok. Fantastico. Perfetto. Sai che questo lo puoi fare pure con Ayaka. Scusate, sì. Mi sa questi non li puoi frizzare con Ayaka. Non vedo niente di problematico. Bene, usciamo, prendiamo le gemmine e iniziamo l'abyss vero, che è il 12. Allora, vediamo che ci hanno messo. 3, 2, 1, vai. Allora, ci sono i due tizi, quelli mi sa li avevano già messi nell'11-3 di qualche abisso fa. Loro con il mago, la sfera di gemme non mi fa impazzire. Sotto c'è il coso che è veramente una pippa. Devo usare freeze, mi sa qui, ragazzi. Ok, quindi mi stai dicendo che devo fare national sotto e freeze sopra? Ok, sopra c'è la coppia, Coppelia e quell'altro infame. E quello sotto che diavolo è? Veteran Arithmetic Enhancer Mech. Uno solo, ma è un boss? Ma è il boss quello che sta a Fontaine, scusami? Quello che devi saltare? No, questo è Coppelius. Dove... questo qui? No, non è lui. Witness the power. Fallen leaves adorn my night. Wind strike. Everybody stand. Rain cutter. Rain outlines your face. Know my soul. Clouds high. The birds call. Go in. You're toast. Let me leave you a verse. Into the wind for you. Body and pit. Get a grip. Vabbè, ok, meno male che c'è il capo, ragazzi. Dai, questi zombie lontani 200 km. Rain outlines your face. Teamwork is dreamwork. Rain cutter. There is no escape. Here comes the catch. Quiet now. Okay.
Bro, it's a twister! Out of my way! Our bond is strong! Here comes the flash! Okay. Now you shall perish! Primo piano fatto. Ok, quindi sopra National con caso, vabbè. Secondo piano pure è bello. Se ci venisse con le ulti cariche però. Sarebbe già diverso, no? Dai, è uno di vita, fratello, dai. Serio? Questi forse dovrei mettermi appiccicato ancora con questi cose, perfetto. Abbastanza. Mi piace che hanno schivato esattamente. No, dai, non mi fare queste combo sus. Dai, dai. Vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di sus. Vediamo che fra tutti i nemici però avevano messo il peggiore qua. Proprio il nemico più noioso che potevano desiderare proprio. Non sono fan di questo affare. Ecco, abbiamo perso lì. C'è un modo, ragazzi, per impedirgli di fare questo affare, eh? Se gli fai un danno proprio eclatante. Non devo usare la ulti. Ragazzi. Cinque, quattro, dai, tre, due, uno. Oh, mamma mia. Oh, godo. Ok. Bene, adesso l'ultimo non abbiamo speranza perché abbiamo tutto quanto scarico, quindi... Chi ci sta qui? Oh no, questi pure, mamma mia. Capirai, ragazzi miei. Capirai, ragazzi miei. Questi proprio. Se non mi freeze in continuazione c'è una speranza, eh? Anche della vestifica. Non ho ancora capito sotto che diavolo c'è. Okay. Non mi devi fare la mossetta sus che mi rimandi via, perché altrimenti la situazione è troppo seria, eh? Gioia. No, la mossetta sus no, eh. Oh, nice and spicy, vai. Dai, dai, dai. Ok, vanno giù, diciamo, abbastanza velocemente loro. Questo che cazzo, scusa? E questo che? No, ci credo, hanno messo questo. Non ci posso credere. La versione peggio è di quello grosso. Non ci posso credere. Quindi qua ci devo venire con un giro. Non ci posso credere. Che infamato, ragazzi. Ai ai ai. A meno che... Ah no, fa lo scudo in continuazione. Questa è proprio un'infamata. Questa no, non ci riesco. Ok, devo rifarlo con altro team, vabbè. Allora, che mi invento, mo? No, mi devi fare la mossetta su. Ah, perfetto, abbiamo Shang-Li con di vita, fantastico. Ah, yeah. Ai, 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 ragazzi.
E perché loro non sono troppo duri, come dire. Considerando che la vera boss fight è sotto, Wind strike. No, my sword. Allora, mo devo sta attento però, eh. Allora, quanto... Ah, ok, ecco la forma. C'è qualcosa che non è andata benissimo, però fa niente. Ah, ma quindi vedo che già avevo tutti qua. I will have order. Illusion shattered. Ai 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 ragazzi, questo affare sarà un dramma. Cioè si può fare, eh. Stabilize, this is order. Dai, dai. Forse ce la facciamo. Ok, ragazzi. Ah, ok, questo era sus, eh. Ok, col team di prima non c'era speranza, con Jonglina cavolata. Come al solito, basta cambiare quel qualcosina e tutto a posto. Va bene, molto bene. Quell'affare è stata veramente un'infamata, però è stato divertente, dai. Ragazzi, vi ringrazio per aver fatto questa avventura abissale incredibile. Spero che questo abyss godoso vi sia piaciuto. Vi riporterò il prossimo abyss quando uscirà. Questo ormai dovrebbe essere lo stesso per due volte, quindi il 4.6 sarà diverso. Probabilmente useremo Arlecchino. Ragazzi, che cosa c'è con voi e ci vediamo prossimamente.